Ciao a tutti e benvenuti in questo brevissimo video nel quale vi spiegherò come esportare i vostri file con Nuke. Allora, questo è un tutorial semplicissimo che metterò nella playlist appunto delle basi di Nuke e appunto perché ho avuto delle richieste di persone che molto probabilmente hanno iniziato a lavorare e non sapevano come esportare. Ve lo dico subito con questo nodo che sto importando, vedete, Write Node. Voi basta che cliccate tab e poi importate il Write Node e potete esportare i vostri lavori. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio le proprietà appunto del Write Node. Ecco appunto, fatemi allargare, che sembra una cosa banale, però quando si inizia magari queste cose non si sanno, oppure non si vanno a fare altre ricerche in giro, quindi io ve l'ho fatto un video. Vedete qua, mettete il file, la destinazione del file, poi potete decidere appunto il color space, questa è una parte molto importante, il tipo di color space con il quale andare a esportare. Potete decidere il tipo di file appunto che volete esportare. E poi dopo andate semplicemente a cliccare render e vedete, vi farà vedere il numero dei file di frame che andate a esportare. Voi potete benissimo anche esportare un frame o potete regolarlo in base alle vostre esigenze. Ecco, e questa è la tabella delle proprietà del Write Node. E poi dopo cosa fate? Lo andate a collegare alla fine del vostro, vedete qua io questo grafico di questo lavoro che sto facendo, lo andate a collegare alla fine del vostro grafico e poi andate a cliccare render e semplicemente poi dopo impostate le setting e poi cliccate render e andrà a esportare il vostro lavoro. Io ragazzi vi ringrazio per aver visto questo breve video, vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi sui social media. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!